anche Alberto Cirio per questa serata di premiazioni, di festeggiamenti, insomma non ha voluto mancare per fare i complimenti e per celebrare questa grande annata della BRC. Sì, è un modo per essere vicino e testimoniare un grande senso di riconoscenza e di ammirazione per il lavoro straordinario che la BRC ha fatto su questo territorio, sta facendo e che farà. Ed è, quando diciamo lavoro, racchiudiamo un impegno che è quello sicuramente nell'aspetto imprenditoriale, perché BRC è un protagonista dell'economia non soltanto di questa regione, ma anche in ambito sportivo. E allora questa sera battiamo le mani ai campioni, ma soprattutto riaffermiamo un principio che io credo sia importante, cioè che esiste la possibilità di coltivare la passione per i motori nel pieno rispetto dell'ambiente. A volte si è pensato che questi fossero sport rumorosi e di per sé inquinanti perché erano motori o perché c'era il fumo, oggi invece si dimostra che si può tranquillamente coltivare questa passione così significativa e nello stesso tempo rispettare il patrimonio UNESCO. E questo è un fattore importante. Vinciamo il campionato, e mi permetto di dire vinciamo il campionato italiano, e siamo patrimonio dell'umanità per il rispetto dell'ambiente. Le due cose sono compatibili. Grazie BRC, grazie Mariano Costamagna. A proposito di passione, lei è un appassionato? Molto. Io vanto il fatto che 2 anni fa una prova speciale l'ho fatta seduto accanto a Basso, al grande campione Basso, e devo dire che è stata una grande esperienza. Sono appassionato, sono tra quelli che sostengono ogni anno il Rally di Alba e sono felice perché questo è uno sport bello, uno sport sano, è uno sport che può anche far crescere bene i nostri giovani. Grazie, buona serata.